Vendetta and calunnia. La vendetta è una cosa, la calunnia è un'altra cosa. E Tommaso Minniti, che è il cogestore di questa fantastica web TV on demand, e mi ha inviato un brano dell'Amleto di Shakespeare. Pensate, cari amici, che io l'Amleto di Shakespeare e l'ho posto, l'ho posto assieme a Giordano Bruno, l'ho posto alla base della filosofia moderna, invece di metterci Cartesio. Bene, quindi potete immaginare quanto io apprezzi Shakespeare, questo bardo divino. E dunque, e Tommaso Minniti estrapola un brano dove Amleto parla di calunnie. Però Tommaso Minniti, che è attore del Piccolo Teatro di Milano, sa benissimo che il leitmotiv dell'Amleto non sono le calunnie, è la vendetta, è la vendetta. E Amleto vuol vendicare il suo papà, che è stato ucciso da suo fratello, un fratricidio. Il fratricida, cioè Amleto vuol uccidere il fratricida, cioè colui che ha ucciso il papà, suo papà, papà di Amleto, e il fratricida poi è diventato re di Danimarca e ha sposato la vedova. Ha sposato la vedova. Il fratricida però ha fatto passare l'assassinio per un incidente. Amleto vuole vendicarsi. Il leitmotiv di quest'opera non è la calunnia, ma è la vendetta. Allora vediamo un po' sul piano etimologico. Sul piano etimologico, Tommaso Minniti mica è solo attore del Piccolo Teatro di Milano, è anche un laureato in giurisprudenza, quindi queste cose le sa bene. Allora, la vendetta, cioè la calunnia, nella quale era campione Ulisse, e io ho dedicato tanti video, ad Ulisse, che non era per niente un eroe, era un calunniatore. Ulisse era un calunniatore. Ci sono i miei video, ci sono. E storicamente parlando, la prima lettera anonima calunniosa l'ha scritta proprio Ulisse durante l'assedio di Troia per rovinare un re, Palamede, mi pare, di cui era invidioso. Allora, la calunnia, se guardiamo l'etimologia, deriva dal latino e vuol dire un inganno, cioè uno calunnia quando dice tu hai rubato e invece non ha rubato niente. Cioè, tu sei un ladro, è una calunnia. Se io dico a qualcuno, mi invento, sei un ladro, e la persona calunniata non è un ladro, la mia è una calunnia. Ecco perché la radice etimologica della parola calunnia è inganno. E la vendetta, se andate a vedere sui vocabolari, un buon vocabolario della lingua italiana, un buon vocabolario, vedete che deriva dal latino, la radice rivendicazione, la vendetta è una rivendicazione, si rivendica qualcosa, si rivendica. E per gestire la vendetta ci vogliono i testimoni
In latino testimone si dice testes, testes, testes. Testes vuol dire testimonio, ma vuol dire anche testicolo, perché i testicoli testimoniano che uno può perpetuare la specie, in patriarcato ovviamente, perché in patriarcato queste cose non si sapevano. Ora, per gestire la vendetta ci vogliono i testes ci vogliono, i testimoni, cioè i testicoli. Se uno come Ulisse non è capace di gestire la vendetta, perché è un imbelle, ricorre all'inganno e diventa un calunniatore. E il calunniatore, ce lo spiega bene Friedrich Nietzsche in questa celeberrima opera, Sigmund Freud disse che quest'opera sta alla base della psicoanalisi. Cioè, Sigmund Freud disse: ma la psicoanalisi l'ha inventata Friedrich Nietzsche. Sì, è proprio così, cari amici. Allora, chi non è capace di gestire la vendetta, cioè la rivendicazione, ritorce dentro di sé la rabbia e diventa malato, si ammala, gli può venire pure un tumore. Se uno la rabbia la tiene dentro di sé, se uno la rabbia la tiene dentro di sé, poi gli vengono tutte le più brutte malattie del mondo. Se io non ho le malattie, perché la rabbia non me la sono mai tenuta dentro, l'ho sempre esternalizzata. Io non ho bisogno di ricorrere alla calunnia, all'inganno. Perché io sono capace di restituire la sberla a chi intendesse darmela, capito? Capito? Capito, cari amici? Ecco qua, e torniamo sempre su Amleto. Il leitmotiv di questa opera non è la calunnia, perché Amleto non era un imbelle, non era un ingannatore. Il leitmotiv di quest'opera è la vendetta. Ah, che sia chiaro, sia vendetta che calunnia sono passioni patriarcali, però c'è una bella differenza, eh? Chi si vendica ha i testes, chi calunnia i testes non ce l'ha. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.